Amici, buonasera a tutti, benvenuti nuovamente in diretta qui su Facebook. Stiamo assistendo in queste ore ad una nuova isteria collettiva. Potremmo definirla con il titolo Tutti pazzi per la Food and Drug Administration, la FDA americana, l'organo governativo che autorizza gli alimenti e i farmaci. Perché sono tutti impazziti per la Food and Drug Administration? Perché avrebbe, diciamo, autorizzato il vaccino della Pfizer, quindi avrebbe autorizzato in via definitiva questo vaccino. Qui assistiamo alla prima anomalia, alla prima incongruenza. Gli stessi personaggi che fino ad oggi ti accusavano di dire che questo vaccino non era pienamente autorizzato, ma era ancora in via sperimentale e frutto di una autorizzazione parziale, sono gli stessi che oggi invece decantano questa autorizzazione da parte della Food and Drug Administration. Quindi quelli che fino a ieri dicevano non è vero che questo vaccino non è autorizzato in via definitiva, sono gli stessi che oggi sbandierano questa autorizzazione definitiva da parte della Food and Drug Administration. Ma non è tutto. La cosa più assurda è che se noi volessimo prendere come esempio gli americani per quanto concerne le tecnologie militari, ben venga, tanto di cappello, ma che noi adesso vogliamo prendere ad esempio gli americani per l'autorizzazione dei farmaci e degli alimenti, veramente è qualcosa di surreale, soprattutto quando capirete come funziona la Food and Drug Administration, perché se per questo la FDA è la stessa che ha autorizzato anche la carne agli ormoni, che noi in Italia fortunatamente non abbiamo autorizzato ancora, è la stessa che ha autorizzato gli OGM ovunque, è la stessa che ha autorizzato gli erbicidi della Monsanto che hanno causato più morti di tumore veramente dell'amianto. Quindi questa è la Food and Drug Administration, quella che oggi noi in Italia stiamo sbandierando come qualcosa di sopra le parti. Altro punto fondamentale da chiarire: la Food and Drug Administration non ha giurisdizione in Europa. Noi abbiamo l'EMA, quindi se proprio volete esultare, fatelo quando il nostro organo preposto darà lo stesso ok per i vaccini, cosa che probabilmente accadrà, come è successo con la Food and Drug Administration, ma la FDA in Italia, in Europa, non può contare assolutamente nulla, per fortuna. Quindi stiamo prendendo un esempio sbagliato. Ma adesso voglio spiegarvi come ha funzionato fino ad oggi la Food and Drug Administration, perché per fortuna io ne ho parlato in un mio libro, Azzannate le Iene. Sapete quando ho scritto questo libro? Vi faccio vedere subito. Ottobre 2013. Ok? Prima stampa, ottobre 2013. Siamo quasi nel 2022, sono quasi 10 anni e io a pagina 119 spiegavo ai miei lettori come funziona la Food and Drug Administration trattando del caso aspartame. L'aspartame è quel dolcificante usato nella Coca Light, nella Coca Zero, in tutte le caramelle senza zucchero. L'Istituto Ramazzini contro il cancro di Bologna, quindi il centro di ricerca sul cancro della Fondazione Oncologica Ramazzini, aveva certificato nero su bianco il potenziale di pericolosità dell'aspartame, oltre ad aver certificato un legame tra le sostanze rilasciate dal metabolismo di questo dolcificante e l'aumento dell'incidenza di tumori cerebrali. Questo è quanto messo nero su bianco dall'Istituto o dalla Fondazione di Oncologia Ramazzini di Bologna, una nostra assoluta eccellenza. Ok? La Food and Drug Administration si era resa conto della pericolosità di questo dolcificante e infatti agli inizi degli anni 80 lo aveva praticamente ritirato dal commercio. Poi che cosa accade? Che arriva la tirata d'orecchie da parte della politica, la Food and Drug Administration, che dipende totalmente dalla politica e
E dipendere totalmente dalla politica in America vuol dire dipendere totalmente dagli apparati americani che quella politica la guidano. Quindi vuol dire dipendere da coloro che da 2 anni vi tengono chiusi in casa. Perfetto. Questa è la Food and Drug Administration. Ma torniamo all'aspartame. La FDA stava portando avanti uno studio per dimostrare il motivo per cui era stato tolto l'aspartame dal commercio. Guarda caso, quello studio è stato immediatamente interrotto perché erano finiti il tempo necessario ed i fondi per proseguire con lo studio. Quindi questa è un'altra anomalia. Qualcosa che riguarda la salute di milioni di cittadini che fanno uso inconsapevole di questa sostanza viene interrotta per mancanza di fondi, e stiamo parlando degli americani che con la loro Federal Reserve i soldi, quando servono, li stampano. Se devono salvare le banche, se devono impedire i crack finanziari, se devono tappare qualche derivato tossico, i soldi li stampano e li mettono dove devono. Per quanto riguarda lo studio della Food and Drug Administration per dimostrare che una sostanza in commercio era cancerogena, i fondi sono improvvisamente terminati. Però l'aspartame restava fuori dal commercio. Come rimetterlo in commercio per gli interessi delle grandi multinazionali farmaceutiche che avevano assolutamente bisogno di commercializzare questo farmaco? Guardate che cosa accade. Ve lo leggo, l'ho scritto quasi 10 anni fa. Nel 1981 Reagan sostituì il capo della Food and Drug Administration con un dirigente del Pentagono. Quindi chi autorizzava medicinali e farmaci era un militare, un persone vicino alle gerarchie militari, non un oncologo, non un medico, non uno scienziato, un personaggio vicino alle gerarchie militari. Ma non finisce qui, andiamo avanti. Mentre parallelamente fu mandato a dirigere la Searle farmaceutica, quindi la casa farmaceutica che aveva questo brevetto dell'aspartame, indovinate chi andò a dirigere la Searle farmaceutica? Donald Rumsfeld, quello delle armi di distruzione in Iraq, quello dell'invasione in Afghanistan, quello dell'esportazione di democrazia a suon di bombe. Ronald Rumsfeld faceva parte di quei neocon americani che proprio in quegli anni scrissero il Project for a New American Century. Non so se avete mai sentito parlare del PNAC, Project for a New American Century, dove c'è un documento che si chiama Rebuilding American Defense, rilanciare la difesa americana, dove loro parlano dell'utilizzo di armi biologiche se necessario per la leadership americana, dove loro parlano di auspicare una nuova Pearl Harbor per poter lanciare la leadership americana. Dei fottuti pazzi militari non solo hanno portato guerra in tutto il mondo, ma Donald Rumsfeld dalle gerarchie militari, dai folli neocon americani, fu mandato a dirigere la Searle farmaceutica, quella che commercializzava l'aspartame. Così, in accordo col personaggio che Reagan aveva messo a dirigere la Food and Drug Administration, si sono scambiati tra di loro la documentazione e l'aspartame per incanto è tornata in commercio, nonostante l'Istituto Oncologico Ramazzini di Bologna e tanti scienziati di tutto il mondo ne avessero evidenziato la tossicità e il fatto che fosse una sostanza potenzialmente cancerogena. La Food and Drug Administration, cambiando ovviamente il vertice perché una tirata d'orecchie era arrivata dalla politica quando la Food and Drug Administration aveva tolto l'aspartame dal commercio, l'azienda farmaceutica Searle, scritto Searle, così potete controllare su Google, dovete controllare tutto quello che io vi dico, tutto, io parlo, dovete prendere appunti, dovete controllare tutto dubitando di ogni parola che vi dico. Quindi cortesemente scrivete su Google Searle farmaceutica aspartame Donald Rumsfeld e vedete che un pazzo folle militare che ha esportato bombe in tutto il mondo
che vedeva in Iraq le armi di distruzione di massa, che si è reso protagonista dell'invasione in Afghanistan e abbiamo visto i risultati in questi giorni, è quello che ha deciso che voi potevate tranquillamente ingerire l'aspartame come dolcificante contro il parere degli oncologi e grazie all'autorizzazione della Food and Drug Administration che oggi vi dice che il vaccino Pfizer è autorizzato a tutti i livelli, perché anche in quel caso è arrivata la tiratella all'orecchio dalla politica che gli ha detto: cara Food and Drug Administration, prima che cambiamo i vertici come abbiamo sempre fatto ogni volta che vi siete messi di traverso, autorizzate questo vaccino perché adesso ci serve così. Ora io voglio capire per quale motivo un europeo, un italiano debba esaltarsi per la decisione presa dalla Food and Drug Administration che non ha nessuna giurisdizione in Italia, cioè non ha nessuna competenza in Italia, non può decidere nulla, non è collegata con nessuno dei nostri enti. Un ente che ha sempre agito su mandato politico, perché la Serra farmaceutica, adesso dimenticavo questo tassello fondamentale, subito dopo l'autorizzazione dell'aspartame in commercio, quindi quando la Serra farmaceutica è salita a picco in borsa, è stata acquisita dalla Monsanto. La Monsanto è la multinazionale dei farmaci e degli alimenti che più di tutti finanzia le campagne elettorali. La Monsanto è quella dell'erbicida Roundup che ha avuto più condanne per aver causato il cancro a quegli ignari persone che lo utilizzavano. Pensate che l'erbicida della Monsanto, chiamato agente arancio, l'ho riportato anche questo nel libro 10 anni fa, l'agente arancio, che ufficialmente era un erbicida, scusate, è stato usato in Vietnam come arma, cioè è stato usato, buttato sulle persone in Vietnam come un'arma chimica. Era un erbicida totalmente approvato ed in commercio. Questo è per farvi capire che cos'è la Monsanto. Cioè la Monsanto ha fatto sparire alcuni paesini in America, ci sono dei paesini che sono scomparsi, eccolo qua, c'è un paesino che si chiama Time Bridge nei pressi di San Luis, dove aveva sede la Monsanto, è stato totalmente e scomparso, talmente che era inquinato che la Monsanto ha dovuto acquistare tutto il paese per liberarlo, per non avere scandalo, ha dovuto acquistare tutto il paese e chiuderlo, non esiste più. Questa è la Monsanto, quella che ha acquistato la Serra, la casa che produceva l'aspartame, il tutto condito dall'autorizzazione della Food and Drug Administration, quella che oggi fa esaltare gli italioti che stanno sventolando questa autorizzazione al vaccino Pfizer da parte della Food and Drug Administration come se lo avesse fatto Padre Pio. Lo hanno fatto personaggi spietati, personaggi che hanno autorizzato gli ormoni nella carne, personaggi che hanno autorizzato gli OGM anche nei cibi per bambini, personaggi che hanno autorizzato erbicidi che sono stati usati come armi chimiche durante le guerre, data la pericolosità. Stiamo parlando di questi personaggi. Questa, signori, è la Food and Drug Administration, un organismo estremamente politicizzato, assolutamente politicizzato, come dimostra il fatto che non è riuscita neanche a tenere l'aspartame fuori dal commercio, perché la politica decise di cambiare il vertice della FDA, di mettere un pazzo militare alla Serra farmaceutica, far scambiare i documenti tra questi due personaggi e rimettere l'autorizzazione per questa dolcificante. Questo è quanto volevo comunicarvelo, in modo che avete sicuramente qualcosa di cui discutere con chi da oggi in poi sbandirerà questa autorizzazione di un ente che poi non appartiene neanche all'Europa, però l'italiano la pensa così. Io vi ringrazio, vi abbraccio. Chi volesse appoggiare il mio lavoro, lo ripeto, l'iscrizione al blog francescoamodio.it, dove tra poco pubblicherò anche un articolo completo con tutti i riferimenti a quello che ci siamo appena detti. Io vi ringrazio come al solito. Vi ricordo che il canale Facebook è stato bloccato per 45 giorni, rischio quindi ogni giorno un nuovo blocco. Ho aperto il canale Telegram Francesco Amodeo o su Instagram Francesco Amodeo Official.
Vi ringrazio, vi abbraccio, grazie a tutti, buona giornata.